Il primo accolito del 2023, nominato dal vescovo della diocesi di Locri-Gerace, Monsignor Francesco Oliva, e Nicola Lombardo della parrocchia di Bivongi. Nel corso della messa, il vescovo ha conferito il ministero dell'accolitato dopo aver chiamato il candidato con la formula: si presenti il candidato al ministero di accolito. Subito la risposta di Lombardo: eccomi. Quindi si è recato davanti al vescovo facendo la riverenza. Ecco, come ministro straordinario potrei distribuire la Eucaristia a tutti i fedeli, anche i fedeli. Questo ministero ti impegni a vivere sempre più intensamente il sacrificio del Signore e a confermarti sempre più il tuo essere e il tuo operare. Cerca di comprenderne il profondo significato per offrirti ogni giorno in Cristo come sacrificio spirituale gradito a Dio. Non dimenticare che per il fatto di partecipare con i tuoi fratelli all'unico pane, formate con essi un unico corpo, aiuterai così il comandamento nuovo, attuerai così il comandamento nuovo che Cristo Gesù diede agli apostoli nell'ultima cena. Amatevi l'altro come io ho amato voi. Ed ora invito tutti voi, fratelli e sorelle più presenti, a pregare per il vostro fratello, ma soprattutto a prendere coscienza di quanto il servizio dia la vera connotazione alla nostra vita di religione. Perché questo nostro fratello, scelto per il ministero di accolito, riceva con abbondanza la sua benedizione, sia confermato nel fedele servizio della Chiesa. Benedici questo tuo figlio. Eletto al ministero di accolito. L'amministrazione comunale, il sindaco Vincenzo Valenti e il suo vice Giorgio Metastasio hanno regalato a Lombardo, che è anche consigliere comunale, la stola per i ministri straordinari, consegnandola al vescovo che l'ha subito sistemata sul collo dell'accolito. Quindi la consegna del calice del vino per la celebrazione dell'Eucaristia. Ricordiamo ancora cos'è l'accolito attraverso le parole di Don Enzo Chiodo, parroco di Bivongi. Don Enzo, in tanti a non capire il significato del ministero dell'accolitato, lo vogliamo un pochettino spiegare? L'accolito è colui che sta accanto al diacono e ai sacerdoti o al vescovo per dare questo servizio all'Eucaristia. Sì, la funzione è il servizio all'altare, quindi il servizio anche agli ammalati e ai sofferenti, perché è un ministro straordinario dell'Eucaristia, e quindi la sua attenzione è proprio appunto sul servizio all'altare e appunto agli ammalati.